Pace a te anche stamattina, grazie Signore, sia a Dio, siamo insieme per lodare il Signore. Egli è venuto a casa nostra, è venuto a trovarci, sa le difficoltà che abbiamo. Mentre in altri tempi o in qualche altro caso le persone si devono spostare, immaginiamo quei re magi per un'intuizione divina, per una rivelazione da Dio. Fecero dall'Afghanistan fino a Gerusalemme per andare a trovare il re dei giudei. E con che riverenza arrivarono. Loro volevano fare una cosa, nel regno dello spirito, quello che è importante, perciò abbiamo bisogno di comprendere dalle sacre scritture che l'adorazione verso Dio è la cosa più importante. Cosa dovevano fare con questo re dei giudei? Erano esercitati a sapere che le cose spirituali si valutano dalla dedicazione del cuore che noi diamo a questi grandi del regno di Dio. Cioè, loro partirono dall'Afghanistan a piedi per andare a trovare un bambino e quando arrivarono, non è che gli dovevano parlare, oh ciao, come stai? Lo dovevano adorare, cioè inchinarsi davanti a lui con riverenza, con dedicazione, con passione e offrendogli il meglio, cioè il meglio del loro cuore e il meglio di quel che potevano portare, di poco volume. È grande valore. Noi normalmente guardiamo i grandi volumi, ci sono cose che hanno grande valore e poco volume. Ciò vuol dire che questo modo di fare piace al Signore. Loro lo sapevano perché avevano i sensori spirituali aperti e noi possiamo imparare questo perché noi occidentali siamo molto superficiali. Facciamo un po' di rumore, un po' di musica in più, alziamo un po' il volume e pensiamo di aver fatto tutto quello che è. No, vogliamo andare al Signore con santa riverenza e metterci davanti a Lui e dargli tutta l'attenzione del nostro cuore. Cioè quella riverenza è quella che il Signore tiene conto, perché Lui non ha bisogno del rumore che facciamo noi. Perciò metti da parte tutte le altre cose e andiamo insieme al Signore. Cantiamo quel canto che dice: i cieli narrano la gloria del Signore. Benedetto sei, Signore. Canta insieme con noi. Cioè, questa televisione tu non è che la devi guardare, ti puoi mettere anche così e ti prendi le parole che ti vengono, ti colleghi col Signore. Ci mettiamo insieme e come stai? Stai nella sua presenza. Quello che è importante è che sia collegato il mio cuore e il tuo cuore. Ti puoi mettere anche così, ti riposi con gli occhi chiusi e lodi il Signore, lo benedici, lo adori. Mi immagino questi re magi quando arrivarono lì, come lo adorarono. Lo presero in braccio, lo accarezzavano, cosa potevano fare più di tanto vicino a un bambino così piccolo? Però dentro di loro c'era una grande passione. Allora mettiamoci la passione di adorare il Signore mentre siamo nella Sua presenza ed insieme lo glorifichiamo, lo benediciamo. Andiamo insieme, cantiamo insieme. Alleluia, ti benediciamo, Signore. La gloria del risorto re, chi è pari a lui, in bellezza e santità, che sempre regnerà. Gesù, la re di Dio.
Vogliamo far lavorare un po' con la nostra immaginazione. Ho detto prima questi re magi che partirono da lì, personaggi di un certo calibro, di un certo spessore. E quando camminarono, prima persero la strada perché cercavano Gesù, tra il sistema religioso o quello monarchico, ma persero proprio le direttive. La stella che li aveva condotti non la videro più. Restarono nella confusione, non sapevano più dove andare. Si agitarono le acque, ma quando arrivarono poi che il Signore, quando noi vogliamo, non ti scoraggiare sorella, fratello, non ti scoraggiare, quando tu hai in mente di voler tornare al Signore, anche quando sbagli, non ti scoraggiare. Basta che hai il desiderio, il Signore ti dà sempre un'occasione. E questa immagine ti aiuta a comprendere. Loro volevano incontrare, volevano adorare il re dei giudei. Sbagliarono strada, non sappiamo come successe, se qualcuno li consigliò diversamente, ma loro volevano. Dio gli riaprì la strada, riebbero di nuovo la guida che dovevano avere. Ma ora immaginati questi personaggi con questi grandi cappotti, così come li immaginiamo noi, con questi turbanti in testa, si presentano davanti alla grotta e Maria e Giuseppe non li conoscevano perché questi erano degli stranieri. Signore, aiutaci. E Maria guarda Giuseppe, Giuseppe guarda Maria. Ma chi sono questi? No, noi siamo venuti per adorare il bambino. E prego, e questi si inginocchiano, lo adorano. I padroni di casa, diciamo i padroni di casa, Maria e Giuseppe, vedono tanta riverenza verso questo bambino, benedetto sia il Signore, eh? Tanta riverenza, e poi cominciano a aprire i loro doni per offrirli, perché Dio aveva già provveduto tutto quello che ci voleva per il periodo che avrebbero dovuto partire per andare in Egitto, come avrebbero vissuto, come si sarebbero sostenuti senza quell'intervento potente. Due cose, l'adorazione e il meglio. Noi vogliamo fare la stessa cosa questa mattina. Il Signore non guarda che tipo di casa hai tu, neppure che tipo di chiesa siamo noi, perché tanto noi stiamo vedendo ogni giorno cose strane quando leggiamo la parola del Signore, ambienti che sono i meno nobili diventano nobili perché c'è la presenza di Gesù, perché c'è la presenza di Dio. Questi eventi ci aiutano a comprendere che Dio, il Dio Padre, con Mosè dice: guarda, togliti i calzari che qui è un luogo santo. Poi un altro luogo che diventa santo è dove c'è un asino e un bue. Signore, aiutaci. E quel luogo diventa santo perché lì c'è il Figlio di Dio, c'è il gene,
c'è il figliolo dell'uomo. Gloria al Signore. Perciò stamattina noi siamo delle persone privilegiate, perché siamo in una posizione nel nostro ambiente molto meglio. Ora però dobbiamo stare attenti, perché potremmo avere un ambiente bello dove siamo, ma un cuore che non è proprio come quello che piace al Signore. Alleluia. Allora adesso dobbiamo fare un'altra cosa, un cambio di gestione. L'esterno, grazie a Dio, com'è? Ora vogliamo prepararci col cuore per onorare questo grande Signore, che abbiamo bisogno veramente che lo Spirito Santo ci aiuti. Vogliamo chiedere al Signore, può darsi che il nostro cuore è distratto, guarda qui, guarda là, l'apparenza, le cose. Cantiamo quel canto che dice, cambia il cuore mio, cambia il cuore mio, che sia come quello di Mosè, che quando si trova davanti a Dio, come quello dei re magi che si trovavano lì, che possiamo anche noi entrare in uno spazio di adorazione, senza tener conto l'esterno, ma adorarlo con tutto il cuore mentre siamo nella sua presenza. Lo vogliamo cantare insieme, con tutto il cuore. Non è importante che tu ti agiti, che dobbiamo fare spettacolo. No, 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 no. Togliamo di mezzo tutte queste cose. Assorbire e dire, Signore, io veramente ho bisogno che tu mi cambi il cuore, che sia un cuore che desideri adorarti in questo momento. Desideri che tu abbia un posto speciale dentro di me, che io ti possa adorare con riverenza. E fammi sentire la tua presenza, Signore, te lo chiedo. Cantiamolo insieme. Cambia il cuore mio, fa che sia sincero. Cambia il cuore mio, che sia come te. Torniamo ai vecchi tempi, perché sappiamo che quel sistema funziona. I nuovi non sappiamo, non abbiamo nessun collaudo fatto. Questo sistema sappiamo che funziona. E perciò andiamo a Lui con tutto il nostro cuore. Andiamo al Signore insieme. Alleluia, ti benediciamo, Signore. Cambia il cuore mio, sì, fa che sia sincero. Cambia il cuore mio, che sia come te. Cambia il cuore mio, cambia il cuore mio, fa che sia sincero, sincero. Cambia il cuore mio, voglio essere che sia come te. Tu sei vasaio, l'argilla. Oh,
tua anima e il cuore soddisferà. Tutte le cose in cui ti appoggi, lascia che le prenda lui, e ripieno del suo spirito sarai. Gesù, oh Gesù, riempici al tuo nome, Signore, ti benediciamo. Vogliamo cantare un altro? 802. Numero 802. Spirito di Dio, riempi mia vita. Andiamo seriamente al Signore, non facciamo le funzioni artificiali. Ti raccomando, forse sei abituato a fare troppi inchini. Col Signore possiamo restare così, basta aprirci a dire: Signore, veramente non sono capace, se mi aiuti Signore, se mi aiuti ad aprirmi. Molte volte noi abbiamo delle chiusure al lampo che non si riescono a aprire, facciamocela aprire da Lui. Benedetto sei, gloria al tuo nome. Mia vita, riempi mia vita, riempi mia anima, riempi tutto di me, riempimi con tua presenza, con tuo potere.
Noi siamo delle persone veramente che il Signore ci ha trattato bene. Se torniamo per un attimo, mentre prepariamo un altro canto per adorare veramente il Signore, questi tre re magi e Maria e Giuseppe adoravano il Signore, questi adoravano il Signore, ma non avevano né la musica né l'orchestra. Immagina come si muovevano. Immagina di essere lì dentro e trovarti di fronte a queste persone che sembrano proprio delle persone insignificanti, ma hanno qualcosa dentro, hanno un patrimonio speciale, hanno i sensori aperti alle cose divine, alle cose dello spirito, che sono molto importanti. Il Signore ci deve aiutare. Noi tutto quello che abbiamo lo dobbiamo ringraziare, ma quello che è importante ora è la nostra parte, di metterci in quella posizione personalmente, tralasciando tutte le altre cose e adorare il Signore, perché non è più bambino ora. Egli è il grande, ha assunto il potere totale. Gli è stata data ogni potestà. Lì era l'inizio, era solo la partenza. Il canto c'era stato, Dio aveva manifestato attraverso gli angeli che cantavano, il coro celeste che annunciava ad un'altra categoria, pure insignificanti per quelli che stavano nel sistema religioso, i pastori, che erano dedicati ai loro greggi ed erano come gente che restavano continuamente fuori. Il loro contatto, la loro cultura era al massimo di avere un flauto e non più di tanto. La dedicazione era alle pecore e quelli sentirono il coro celeste, gli angeli che cantavano e gli indicavano di andare. Ma il tutto si conclude con l'adorazione personale di queste persone che si dirigevano verso di lui. Quello che vale questo giorno, il mio e il tuo, è come noi andiamo ad adorare il grande. Alleluia. Il grande, il re dei re e il signore dei signori, che ha l'autorità totale. E noi così vogliamo andare a Lui. Se mettiamo insieme tutte le pomposità che ci sono intorno a noi e veniamo meno nell'adorare colui che è degno di essere adorato, abbiamo perso il tempo. Signore, aiutaci. Ne perdiamo già tempo, già tanto. Non lo perdiamo stamattina. Avviciniamoci col cuore a Lui e diciamogli: Signore, manifesta la tua divina presenza nella mia vita. Ti voglio conoscere meglio, voglio fare un'esperienza nuova stamattina, mi voglio avvicinare a te col cuore, voglio lasciare tutte le prosopopee che mi passano per la mente, mi voglio mettere vicino a te, ti voglio aprire il mio cuore e voglio che tu faccia un'iniezione potente del tuo Santo Spirito nella mia vita, per camminare insieme con te, per ricevere da te quel potere divino che tu mi dai per poter amministrare le cose che mi hai affidato e per poter far sviluppare il talento che tu stesso hai messo nella mia vita. Cantiamo un altro canto, ne avete? Numero 837, che dice: ho bisogno di te. Di te che sei la mia forza, ho bisogno di te, Signore,
sei la mia forza, la mia forza. Benedetto tu sei, Signore. Alleluia. Alleluia. Ho bisogno di te che sei la mia forza, ho bisogno di te, Signore, sei la mia forza, diciamo, Signore, perché tu sei speciale. Cantiamo un bel canto e poi preghiamo. Ne avete uno nel cuore? 784. Che dice: sono il Signore. Ci vogliamo alzare in piedi e preghiamo il Signore. Benedetto tu sei, Signore. Tu sei il Signore, guarisci me. Vogliamo andare anche così al Signore? Questo canto possa essere la mia e la tua preghiera. Forse sei nel letto, noi abbiamo anche mezza chiesa che è nel letto, mentre sei a casa invoca il Signore che ti guarisca. Noi preghiamo per te, ma il Signore ti vuole guarire perché tu sei l'Eterno, il mio Dio, la tua parola hai mandato a me,
tu sei l'Eterno, il mio Dio. Non ci fermiamo di chiedere al Signore quelle cose che Lui già ci ha dato, che al momento opportuno, noi sappiamo per esperienza che quando noi presentiamo le cose al Signore, quando pare a Lui come per meraviglioso, come per incanto, vediamo che l'ha fatto. E benedetto sia il Signore. Questo che cosa ci dice? Ci dice che noi perseveriamo nel presentare col nostro cuore al Signore i nostri bisogni. E quando Lui lo fa, tanto tu sai che l'ha fatto molte volte nella tua vita. Credente, dovunque tu sei, sai quante volte il Signore è intervenuto. Non ti perdere l'occasione ogni volta di richiedere, perché non si sa mai, solo Dio lo sa, se oggi vuole farti fare un'esperienza nuova. Perché quando succede l'opera del Signore è misteriosa, ti voglio dire una cosa importante. Quante volte abbiamo solo pensato e il Signore lo ha fatto, altre volte avremmo voluto ripeterlo e non ci siamo riusciti, ma come mai? È misterioso questo fatto, però l'opera di Dio è così, perché Egli non crea delle cose stabili e dice si fa così e noi creiamo le formule, no. Molte volte c'è qui vicino, poco lontano, un albergo che è tutta roccia. Nel mese di aprile quando passo è pieno di fiori, ma nessuno riesce a piantarceli. Il più bravo giardiniere, fiorista, che cura i fiori sotto le serre, non riesce a fare quello che si fa in quella roccia. È un mistero, ma Dio ci arricchisce con i suoi misteri, con le cose a noi sconosciute. Tu non ti fermare mai di chiedere, perché noi per esperienza ti possiamo dire che molte volte abbiamo presentato le cose al Signore e non abbiamo avuto risposta. Altre volte ci abbiamo solo pensato o gliele abbiamo presentate in un modo tanto semplice che dava l'impressione come se stessimo sognando e il Signore le ha fatte. Quello che è importante è di non indispettirci nella sua presenza, ma che andiamo a Lui con umiltà per dire: Signore, se tu metti la tua mano, allora cambia tutto nella mia vita. E spesse volte il Signore lo fa, lo vuole fare anche oggi, perché Egli è presente in mezzo al popolo. E quando sta in mezzo al popolo, una volta uno, una volta un altro, una volta un altro, Lui fa sempre qualche cosa che ci incoraggia. Oggi potrebbe essere il tuo turno, non perdere l'occasione. Forse hai tu il biglietto vincente oggi davanti al Signore. Mentre andiamo, presentagli il tuo dolore, la tua sofferenza, la tua infermità, il dolore che senti. Tu sei il Signore, guarisci me, diglielo col cuore. Alza la tua mano verso di Lui come per dire: io so qua e tu sai il dolore che ho sulla mia testa, nella mia testa, nelle mie spalle, nella mia pancia, nelle mie gambe. Presentagli con semplicità. Vedi che ti può succedere qualcosa di speciale, perché abbiamo un grande Dio e a Lui solo dobbiamo dare la lode, l'onore e la gloria, perché nella sua grandezza Egli ci sorprende ogni volta e a Lui sia tutta la lode. Andiamo a Lui con tutto il cuore. Benedetto tu sei, Signore. Tua parola
Signore. Gloria al Signore, alleluia. Gloria a te, Padre d'amore. Gloria al tuo santo nome. Il Signore in questo momento vuole guarire proprio te. Sta rilasciando un'unzione di guarigione sulla tua vita. Tu afferrala questa guarigione che il Signore ti vuole dare in questo momento. Alza la tua mano. Rivolgiti a Lui, perché è Lui vicino a te che ti vuole guarire. Sì, il Signore ti dice proprio questo. Io sono l'Eterno che ti guarisco. Se tu credi fermamente in me, io opererò in un modo potente nella tua vita, perché io non ti voglio vedere più così in quel letto, su quella sedia, non voglio vederti più abbattuto, ma io voglio che tu ti rialzi, ti metti in cammino, ti metti in moto, perché io ti amo. Ti amo, ti amo, ed io sono l'Eterno che ti guarisce. Afferra questa promessa, afferra questa parola, perché questa parola io l'ho mandata a te in questo momento e questa mattina, e se tu la afferri, io opererò potentemente nella tua vita. Questo ti dice il Signore. Benedetto tu sei, Signore. Grazie, Signore, grazie, grazie. Gloria al tuo nome, Signore. Benedetto tu sei, Signore. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Ti benediciamo, Signore. Ti lodiamo, Signore. Alleluia. Ti vogliamo benedire, Signore. Alleluia. Vogliamo cantare insieme il 708. Amo il Signore. Con tutto il cuore, benedetto tu sei, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Ti benediciamo, Signore. Alleluia. Con tutto il cuore, oh il Signore.
Signor, ti amo, è quello che tu fai, Signore, voglio amarti ancora di più, con tutto il cuore, l'anima e la mente mia. Ti amo, è quello che sei, Signor, ti amo. Benedetto tu sei, Signore. Se c'è qualcun altro che deve pregare, fratello, sorella, sentiamoci liberi di onorare il Signore. Benedetto tu sei, Signore. Puntiamo lo sguardo del nostro cuore verso di Lui, impariamo a dipendere da Lui e di onorare Lui. Questo deve essere il principio di ogni credente, di sentirsi guidato dallo Spirito Santo e in ubbidienza senza tener conto di nessun'altra cosa, perché egli deve avere sempre, sempre, sempre il primo posto nella nostra vita. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Benedetto tu sei, Signore, per l'opera grande che hai fatto nella nostra vita, anche questo bel giorno che tu ci dai di stare alla tua presenza. Ti siamo grati e riconoscenti, veramente veniamo a te in santa adorazione, ci prostiamo alla tua presenza, Signore, e ti adoriamo, perché tu sei il Re dei Re, il Signore dei Signori della nostra vita, e noi veniamo a te con cuore semplice, sincero, così come ci vedi. Prendici come siamo, Signore, accoglici con te, perché vogliamo onorare e benedire il tuo nome. Grazie per l'opera grande di questo giorno che tu vuoi fare in tanti cuori. Mentre ascoltiamo la tua parola, tu hai una parola per noi, un messaggio diretto, Signore, che viene dallo Spirito Santo. E beato quel cuore che l'accetta e lo prende come parola vivente ed efficace che arriva nei nostri cuori. Guida tu la tua parola, Signore, e ungi i nostri cuori che la possiamo ricevere con ringraziamento. Benedici il tuo servo potentemente e fa che ogni parola che viene detta vi sia unta dallo Spirito Santo e che porta frutto in cuori sinceri. Che il nostro cuore, Signore, stamattina sia come quel buon terreno lavorato e preparato perché la possiamo accettare e portare frutto per la tua gloria. Ti ringraziamo, Signore, per ogni bene. Benedici l'opera tua, Signore, dovunque si spande e viene predicata, Signore, arriva fino ai quattro canti della terra perché possiamo proclamare le virtù di Gesù. Grazie, Signore, per ogni bene. Noi ti diamo la gloria, la lode e l'onore nel nome di Gesù, che l'hai benedetto in eterno. Alleluia, grazie. Ti ringraziamo, Signore, ti benediciamo, Signore, e a te rendiamo lode, onore e gloria. Alleluia. Amen. Amen. Accomodatevi. Vogliamo cantare un bel canto di testimonianza, se ne avete uno nel cuore. Numero 546. Benedetto tu sei, Signore. Meraviglioso è il suo nome. Sì, Gesù è meraviglioso. Benedetto sia il nome suo santo. 546. Non c'è. Cantiamone un altro. Cantiamo il 725, dal cielo scende la benedizione. Non c'è neppure questo. Eh? Grazie a Dio.
sempre più delle immagini abbiamo. Dal cielo scende benedizione, mi riempie il cuore di Cristo l'anima. È bello averti qui, Signor Gesù. Solo tu, alzo gli occhi al cielo, so che tu sei là, alzo le mie mani e tocco la realtà, io ti adorerò. Cielo scende la benedizione, la coppa mi è trasporta, l'olio santo, la mia preghiera giù, già te Signore, lo stanco mi ha detto, adorerò, alzo gli occhi al cielo. Alzo le mie mani e tocco la realtà, io ti adorerò in spirito e verità, per l'eternità. Se c'è qualcuno che ha qualcosa da parte del Signore, abbiamo Maria Eugenia in mezzo a noi stamattina, abbiamo Maria Eugenia, abbiamo Michelina in mezzo a noi. Questa è una grande chiesa, è più grande di dove stava Gesù quando è nato. Fai una zoomata per la chiesa, la puoi fare a casa tua una chiesa così. Fai diventare la tua casa una chiesa, lo puoi fare. Perché ti bastano 6 o 7 persone. Qui a Polla c'era un pastore una volta. Io ero a Silla, gli chiesi quanti credenti ci sono a Polla. Mi disse ce ne sono quanti bastano per fare un culto. Cioè voleva dire che Gesù aveva detto che dove erano 2 o 3, lui era presente. E infatti ce n'erano una volta 2 insieme al pastore e una volta 3 insieme al pastore. Però bastavano per fare un culto. Quello che è importante è
che noi ci dedichiamo. Poi, tanti piccoli culti diventa un grande culto che nel cielo, dice la scrittura, che ce n'era una quantità tale che nessuno li può contare. Uno qui, uno lì, uno là, e il Signore raccoglie, raccoglie, raccoglie. Prego. Signore, innanzitutto per come sono qui di nuovo in mezzo a voi, e voglio raccontare una testimonianza. Mentre cantavamo prima Signore guarisci me, voglio raccontare come davvero io ho ricevuto un grande miracolo. E quando sono nata avevo una displasia alle anche, non erano perfettamente allineate, e questo nel crescere mi ha causato dei problemi nel camminare, ed era delle volte erano dei dolori lancinanti. Però e tante volte ho presentato questo problema al Signore, chiedevo un miracolo, chiedevo una guarigione, e non arrivava alcuna risposta. Una sera, mentre stavo seguendo il culto in diretta, proprio il pastore fece un appello dicendo: metti la mano lì dove è il tuo problema. Io in quel momento ho creduto che era il mio giorno, era il mio momento. Un semplice atto di fede è bastato, poggiare quella mano, e da quell'istante è passato un anno e posso testimoniare che il Signore mi ha guarito. E non ho più avuto alcun problema del genere, e soprattutto voglio testimoniare della guarigione dell'anima. Io ho attraversato un periodo veramente difficile, un periodo in cui noi pensiamo che alle volte chi è credente non ha problemi, non ha scoraggiamenti, non ha problemi quasi di depressione. Invece non è vero, la differenza è che noi abbiamo a chi aggrapparci, e posso testimoniare che in questo anno difficile il Signore è stata la mia forza, la mia rocca, la mia salvezza, e mi sono aggrappata a Lui. Quando veramente non trovavo risposta, non trovavo soluzione, quando scendevano le lacrime, il Signore era lì a consolare il mio cuore. E a distanza di un anno, anche in questo, posso dire che il Signore è stato grande. E voglio invitare chiunque sta seguendo a non andare a destra, a sinistra, ma a correre letteralmente al Signore, perché Lui è l'unica soluzione, Lui è l'unico guaritore, e soprattutto è la ricchezza più grande che noi possiamo avere. E io ringrazio il Signore per come posso testimoniare di questo, perché in prima persona l'ho vissuto, e il Signore sia lodato. Amen. Dategli il microfono a Michelina. Grazie a tutti. Grazie a Dio che sono questo giorno assieme a voi. Per me è un piacere veramente stare insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle, che tanti anni abbiamo camminato insieme. E ringrazio il Signore perché il Signore ascolta i desideri dei figli suoi. E lo ringrazio con un verso che dice, che è scritto in Proverbi 17:17, l'amico ama in ogni tempo. Io ringrazio il Signore per questo amico che è Gesù, il mio migliore amico. In tanti anni non mi è mai deluso. Non c'è vero amico come il Signore, come dice un verso di un cantico. Lui è l'amico migliore, e lo ringrazio perché questo amico lo trovo sempre pronto ogni volta che lo chiamo. Lo trovo quando sono ammalato, lo trovo quando sto bene, quando sono felice, quando sono infelice, quando ho dei problemi. Lui è sempre pronto a darmi la parola giusta per il momento giusto, che non mi fa mai stare così, senza una risposta. Anche se a volte quella risposta non mi piace, però mi sa consolare, mi sa benedire, e io lo ringrazio. Voglio invitare a quanti non hanno questo amico, perché a volte pensiamo che gli amici della terra sono i migliori, ma quelli fino a un certo punto, a volte quando gli va bene ti sono amici, quando no ti lasciano, ma Gesù non ci lascia mai. E io lo ringrazio per questo. A Lui voglio dare la lode e la gloria e la mia obbedienza. Il Signore sia lodato. Gloria al Signore. C'è qualcun altro? Se non c'è nessuno, passiamo alla parola del Signore. E questa mattina vogliamo insieme pregare il Signore in cuor nostro, nel dire: Signore, dammi una parola che mi aiuti a fare decisioni di servirti meglio. Guardiamolo insieme. Cristo è il capo. Ora lo guardiamo insieme, perché molte volte quando si parla di capo è come pensiamo un generale che è il capo, un padrone, un qualcuno che comanda. Gesù, oltre ad essere un capo di questo genere, egli è un capo, secondo la scrittura, molto diverso, e benedetto Dio che è così. Leggiamo insieme
In Ezechiele capitolo 22, verso 30, Dio che parla attraverso il profeta Ezechiele è in senso vero, egli parla in iscala, egli dice: ed io ho cercato fra loro qualcuno che riparasse la cinta e stesse sulla breccia davanti a me in favore del paese, perché io non lo distruggessi, ma non l'ho trovato. Nel senso del Messia, questo è qualcosa che Dio non ha trovato un altro uguale a Lui. E c'è anche un altro significato che ci aiuta, che Dio continua a cercare qualcuno in ogni posto della terra, anche dove sei tu, dove sono io. Il Signore continua a cercare qualcuno che si interponga, che si metta nella giusta posizione. Se tu leggi questo passaggio e segnateli questi versi, trovi che insieme a questo che dice il Signore, cerca qualcuno che interceda per gli altri, come dire che si metta al centro di uno spazio e cerca di recuperare da fuori per portare dentro chi è in pericolo. Lui fa una dichiarazione potente, che lo cerca uno grande, ma non l'ha trovato. Però, man mano che camminiamo avanti, guardiamo sotto il profilo messianico, come Dio poi mette in moto un grande progetto per intervenire. Perché quando Dio non trova qualcuno, pensa lui stesso come deve fare, pur di non perdere l'uomo che lui ama. Uno che si mette al posto giusto per fare un'opera speciale. Dio lo sta cercando, Dio lo dice, ha un progetto, però continua a cercare. Infatti Gesù nella sua parola dice che la mente, il pensiero di Dio, Dio come usa, il suo carattere è che vuole sempre recuperare. E lo dichiara apertamente, perché ciò che il cuore è pieno, la bocca parla. Cioè anche Dio è così. Il suo cuore è pieno di amore per recuperare. Tanto vero che Gesù ha detto che lui, il buon pastore, lascia le 99 per andare a cercare l'una smarrita. Cioè quando noi leggiamo queste cose, che cosa scopriamo? Come è vero quello che dice il Signore? Che ciò che il cuore abbonda, la bocca parla, il cuore di Dio abbonda di un amore per recuperare e lo manifesta attraverso messaggi continui nella sua parola. Se tu leggi la parola del Signore, scopri che in ogni occasione lui cerca di recuperare, riportare a sé, anche quando noi non siamo molto interessati. Lui ci continua sempre, cioè in parole diverse ci corteggia sempre per portarci verso il bene. È come una mamma che cerca di portare il figlio sempre verso il meglio, una mamma onesta. Adesso non si può neppure dire questo, perché poi non è proprio così. Molte cose stanno cambiando, però Dio è restato lo stesso e Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Come egli dice che lascia le 99 per cercare l'una, ancora oggi lui fa la stessa cosa. Cerca sempre qualcuno o che si metta al posto per aiutare nel campo, o uno che è smarrito per ritornare all'ovile. Guardiamo insieme in Ebrei 10, verso 5. Quando non trova,
quando non vede, c'è un progetto dietro le quinte che noi non conoscevamo, ma che Dio ha già in programma. Molte cose noi non li conosciamo, ma Dio sa il principio, sa la fine fin dal principio. Ed è chiaro che nel suo progetto di recupero, per recuperare l'uomo, ha messo in moto un grande progetto. Non ha trovato sulla terra chi poteva mettersi al posto che lui desiderava che qualcuno avesse preso, però Dio sviluppa il suo progetto e lo manifesta nella sua parola. E a noi, piccoli ed insignificanti esseri umani, ci dà l'occasione di sapere cosa pensa Dio. Lui ci ha chiamato amici, Gesù. Io vi ho chiamato amici, vi ho fatto sapere tutte le cose che udite dal Padre mio. In parole diverse, la rivelazione di Dio ci fa scoprire i disegni divini e non solo, ma ci fa comprendere che grande progetto ha dietro le quinte e che man mano li manifesta mentre noi camminiamo con Lui. Perciò, entrando nel mondo, egli dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Preparato un corpo fin dai tempi più remoti, Dio manifestava attraverso i profeti che un giorno si sarebbe presentato in un corpo umano, si sarebbe manifestato e avrebbe recuperato l'uomo. Fin dalla Genesi, nel giardino di Eden, questa programmazione è incorporata nel pensiero divino manifestato nella sua parola. E aveva ordinato dei sacrifici, infatti, aveva ordinato dei sacrifici, ma i sacrifici precedentemente alla venuta di Cristo erano solo delle ombre, cioè coprivano il peccato, ma il sacrificio vero che doveva togliere il peccato era in arrivo. Diciamo che era una copertura agli occhi di Dio per portare avanti il progetto e per far comprendere anche a noi che per la nostra redenzione non potevano essere sangue di tori o sangue di becchi che potevano recuperare la nostra vita. Ci voleva qualcosa di diverso. E se guardiamo bene nel capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, verso 16, questo amore di Dio, benedetto sia il Signore, non si è fermato. Questo amore è così grande, cosa è successo? Che nella sua divina, nei divini consigli, Dio ha amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo. Come dire, qua non c'è nessuno, secondo me devi andare tu. È il figlio che dice: secondo me, papà, se non vado io non cambia nulla, perché abbiamo cercato insieme, ma mi pare che proprio questi esseri umani, gira e volta, è sempre la stessa stoffa. Certe volte quando io penso come mi comporto male, dico: Signore, sai come siamo fatti noi, tu sai, peggio di noi non c'è nessuno, ci proponiamo, cerchiamo di fare, ma siamo proprio come gli ubriachi, che sembra che camminano, ma adesso non possiamo dire gli ubriachi, possiamo dire i drogati. Conosci qualche drogato che pare che vuole camminare, però lo vedi che cammina sempre e più peggiora. E Signore veramente deve avere pazienza con me, con te, perché quando pensiamo di stare ritti o quando pensiamo di fare delle opere buone, buone che li facciamo, Dio dice che quelle nostre buone sono come un panno lordo alla sua presenza. Immaginiamo quelle che facciamo che non sono buone. Dio sa le tue, sa le mie, sa le nostre. Meno male che il Signore con pazienza manifesta attraverso la sua parola e il suo progetto
e chiarendolo, forse qualcuno di noi dice, ma forse Dio ha ragione, miglia, e ci introduciamo e diciamo, ma forse Dio ha ragione, ed ha ragione veramente, senza forse. Cominciamo col forse, ma poi ci rendiamo conto che ha ragione veramente. Mi era stato impresso l'espressione di un fratello che il Signore, lo Spirito Santo, ha cominciato a lavorare nella sua vita e gli manifestava tutta la miseria che aveva dentro. E allora lui voleva ragionare, voleva trovare le sue scuse, voleva ragionarci intorno come siamo abituati noi, ma alla fine quando mi raccontava la testimonianza, dice però poi ho dovuto dire che veramente aveva ragione, perché quello che diceva che era difettoso dentro di me aveva ragione veramente. Cioè il Signore con pazienza molte volte viene a scavare e per farci, non per vedere Lui, perché Lui già lo sa, ma per convincere noi, perché noi non siamo troppo facili ad accettare che noi siamo quello che siamo, perché noi pensiamo sempre che siamo superiori. Beati noi come siamo forti, siamo grandi. Siamo grandi al contrario, siamo dei duri molli in poche parole, dei duri molli o dei dritti piegati, insomma, questi siamo noi. Ma Dio non si ferma, Dio ha tanto amato l'uomo, il mondo, non le piante, ma l'essere umano, che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. In parole diverse, vista la nostra incapacità e il nostro cercare, e il suo cercare che non ha trovato, ha messo un punto di riferimento fermo, che noi possiamo essere salvati attraverso la venuta del suo figlio che si è sostituito a noi, ha pagato tutto il prezzo, è una natura diversa e la nostra natura può cambiare attraverso un'accettazione, attraverso un innesto prodotto dal divino nell'umano, come nello stesso capitolo di Giovanni nel verso 3, verso 5, che poi te li puoi leggere, della nuova nascita, scopriamo che c'è bisogno obbligatoriamente di un innesto, perché normalmente se tu sai un po' di botanica o di agricoltura, sai che ci sono delle piante che si riproducono ma sono sempre selvagge. Hanno bisogno di un innesto e non c'è niente da fare. Noi abbiamo bisogno di un innesto del divino nell'umano, che solo il Figlio di Dio, che è diventato figlio dell'uomo, ci permette di acquisire questa nuova vita nella nostra vita, che si riproduce attraverso lo Spirito Santo del Figlio di Dio, lo Spirito Santo che opera e fa l'innesto sul nostro spirito e diventa della stessa natura. Amore sconosciuto al linguaggio umano. Questa parola dell'amore di Dio è un amore che non esiste nel linguaggio umano, solo nel cristianesimo, perché non è un amore per interesse, è un amore che Lui lo fa per amore. È come quando tu fai una doni qualcosa a un povero, un'elemosina, non ti aspetti che ti ritorni nulla, lo fai perché senti di farlo, ma quello di Dio è ancora più forte, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Un amore sconosciuto al linguaggio fuori dal Vangelo, Gesù unico, cioè unigenito, unico di questa natura. Non ce n'è un altro uguale, l'unigenito, cioè non esiste un altro uguale al Figlio di Dio per qualità, per natura e per opera che Egli ha compiuto. È unico e lo presenta al mondo come tale. Se guardiamo nel capitolo 3 del Vangelo di Matteo, verso 17, la sua introduzione, indipendentemente che abbiamo già parlato prima dei re magi, di quella opera potente, che sembrano opere
quasi insignificanti per il mondo, come era insignificante per esempio la dipartita di Maria con Giuseppe per andare in Egitto. Chi incontrava Maria e Giuseppe con un asino che andavano verso l'Egitto, chi vedeva? Che cosa trovava? Cosa poteva mai pensare che su quell'asino, con quelle due persone che camminano lungo la strada dei Filistei per andare in Egitto, che ci poteva essere qualche personaggio importante? Signore, aiutaci a comprendere, perché noi ci siamo abituati adesso a vedere le grandi cose e perdiamo le buone, quelle che realmente possiamo trovarci noi, pur essendo soli, ma quello che è importante è di avere quella sostanza spirituale che abbiamo bisogno. Immagina di incontrare lungo la strada, mentre torni dall'Egitto o vai in Egitto, due persone con un bambino che camminano verso l'Egitto, insignificanti, ma lasciare il palazzo reale di Erode per andare in Egitto, e chi è questa persona? I credenti siamo un poco così, non ti preoccupare, quello che è importante però seguire le indicazioni che ti dà il Signore, quello è importante. Ecco come lo presenta, ed ecco una voce dai cieli che disse: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. In un altro passaggio dice: questo è il mio diletto figliuolo, ascoltatelo. Manifestazioni che il mondo non ha mai conosciuto, ma che solo nel Vangelo troviamo queste grandi verità che ci fanno comprendere la grandezza di Dio, come sa scendere ad un livello nostro per cambiare la nostra vita, la nostra esistenza, il nostro destino. Perché Gesù è venuto? Perché doveva togliere le ombre dei sacrifici fatti, le ombre, e compiere un'opera completa. Tutto quello è stato delle ombre per far comprendere a noi. Ora è arrivato il momento che Dio compie quello che per secoli si faceva senza averne acquisito la conoscenza. C'era una vaga conoscenza che gli dèi, vogliamo dire così, no? Che questo Dio non voleva vedere il peccato, e il peccato doveva essere coperto da un animale innocente che doveva soffrire per conto di chi lo offriva. E queste ombre hanno trasportato fino alla venuta di Gesù. Ma guardiamo insieme in Ebrei 10, verso 10, che ci aiuta: in virtù di questa volontà di Dio, noi siamo stati santificati. Cioè la volontà di Dio per separare noi dal vecchio modo di vita, la sua volontà cosa ha fatto? Ha riversato sul suo figlio tutto il danno che avevamo fatto noi per appartarci, per chiamarci ad una via diversa, ad una vita diversa, santificati, cioè separati poi dalle cose del mondo mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Cioè ha preso tutto il passato nostro, lo ha inchiodato nel suo corpo sulla croce per dare a noi, a dire: tutto è stato pagato, il conto è stato pagato, perché tutto quello che tu avevi fatto, che meritavi tu di essere inchiodato, è stato inchiodato nel corpo del Figlio di Dio. In virtù di questa volontà noi siamo stati santificati. Perciò è importante credere in questa grande opera che il Signore ha fatto, perché Lui l'ha fatta ed è tanto chiara, perché non è una sorpresa che in 15 giorni è successo. Dio ha iniziato questa opera nel giardino dell'Eden proprio per dare a noi una conoscenza che, quando è arrivato il momento, possiamo dire,
questa è l'opera di Dio, perché poi la manifesta nella nostra vita con una grande liberazione, con l'esplosione della salvezza, che sentiamo la nostra vita cambiata. L'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. E non è che tutte le volte sacrifichiamo Cristo. Lui l'ha fatto una volta, noi beneficiamo ogni volta che andiamo a Lui. L'offerta vera, pura, agnello senza difetto e senza macchia, ciò voleva dire un agnello bianco, non doveva avere macchie, non doveva essere striato, senza macchia, sacrificando il corpo, si è fatto un altro corpo che è la Chiesa. Noi siamo il corpo di Cristo. Benedetto sia il Signore. 1 Corinzi 12, 27. Signore, aiutaci a comprendere, aiutaci a vedere incorporati nella grande opera. Or voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, cioè ognuno di noi è un membro del corpo di Cristo. Questo dito è un membro del mio corpo, questo è un altro, questo è un altro, questo è un altro, quest'occhio è un membro del mio corpo, il naso è un membro del mio corpo. E noi siamo così, ognuno di noi ha un qualcosa di diverso che deve fare nel corpo, nella Chiesa. Con doni diversi, perché è chiaro che il naso non fa quello che fa il dito. Al massimo il dito aiuta il naso. Adesso non si può fare perché siamo per televisione, però quante volte lo mettiamo nel naso il dito? Però lo fa, e fa il servizio suo. Il Signore ci deve aiutare. Noi siamo membri l'uno dell'altro per collaborare l'uno con l'altro in ogni circostanza. La parola del Signore parla in un modo semplice, ma ci chiama a misurarci e dire: se io sono dito, non devo essere bocca, se sono naso, non devo essere braccio. Ognuno, man mano che andiamo avanti, come ogni parte del nostro corpo ha una propria intelligenza. Tu dici, ma come intelligenza? Sì. Perché io quando suono mi accorgo che le mie dita hanno un'intelligenza. Mi accorgo che quando qualcosa va nei denti, la mia lingua ha un'intelligenza, non si ferma se non lo toglie e si muove costantemente, non mi fa piglia pace, perché sta sempre lì a muovere, non solo la tua se fa così. Cioè da questo che cosa vediamo? Che ogni cosa poi funziona in un modo speciale sempre se la testa è buona. Signore, aiutaci. Con doni diversi. E guardiamo insieme, 1 Corinzi 12, 4, 6, così ci pigliamo, mettiamo la nostra posizione, perché qualche volta noi vogliamo fare un'altra cosa. Allora la parola del Signore ci dà la giusta posizione che noi dobbiamo prendere, perché qualche volta ci sopraeleviamo, altre volte ci sottoeleviamo. E noi ci dobbiamo mantenere nella posizione che ci ha fatto Dio, se vogliamo veramente. Se restiamo quelli che siamo e ognuno di noi serve Dio così come Dio ci ha chiamati, noi vediamo l'opera di Dio che va meravigliosamente bene. Or vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo spirito. Questa nuova vita è di natura spirituale. Le immagini vengono date nelle spiegazioni del corpo naturale che noi vediamo, conosciamo e possiamo riflettere, ma ciò che si muove dentro di noi è di natura spirituale, perché la nuova vita è spirituale e il nostro capo è diventato capo spirituale. E vi è diversità di ministeri, cioè di servizi. Non ogni membro, attenzione, il Signore ci deve aiutare. Noi dobbiamo rispettare ogni membro, ma dobbiamo tenere presente che noi abbiamo una, due mansioni, tre,
quello che ci ha dato il Signore. Perché quando incominciamo ad interferire e a muoverci nella, scamazziamo tutto, distruggiamo tutto e guastiamo l'opera del Signore. Vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore. Signore vuol dire padrone, che guida per lo Spirito Santo, cioè quella energia, come dire, il corpo è il corpo, ma nel corpo c'è un movimento invisibile che fa muovere le cose visibili. Cioè è come avere un computer, ci sono le ferraglie, ma poi c'è quella che potremmo definire la parte invisibile, il software, cioè quello che amministra le cose, che compaiono ma non hanno nulla a che vedere. Le ferraglie contengono il tutto, il cuore del computer contiene tutto il programma, però si sviluppa invisibilmente perché cammina attraverso internet e compagnia, si sposta in un modo e non vediamo niente, perché non possiamo pensare come quello che sentiva il telefono che suonava e pensava che c'era la testa di qualcuno che parlava e si spaventava di sentirlo. Dice: come fa ad essere con la testa nel mio telefono? Il Signore ci deve aiutare. Vi è varietà di operazioni, ma non v'è che un medesimo Iddio, il quale opera tutte le cose in tutti, che a volte non sono quelli più in vista. Noi siamo abituati a vedere, a scegliere, scegliamo sempre il meglio, scegliamo il politico migliore, una bella presenza, poi non sa guidare neppure la sua famiglia. E povera Italia, dove va a finire? Il Signore ci deve aiutare. Se no, non ho mai fatto niente. È come prendere uno che non ha preso mai la patente, gli diamo la macchina. Signore, aiutaci. A volte non sono quelli più in vista. Guardiamo insieme che cosa dice in 1 Corinzi 12, 23. Così noi ci ridimensioniamo nel voler comprendere più in profondità l'opera del Signore e non la guardiamo con gli stessi occhi che amministriamo ogni giorno le cose che ci circondano. E quelle parti del corpo che noi stimiamo essere le meno onorevoli, noi li circondiamo di maggiore onore, e le parti nostre meno decorose sono fatte segno di maggior decoro. Allora, quali sono le membra più importanti nel nostro corpo? La mano fa la sua parte, importante. L'altra mano, sicuro. Ci sono alcune parti però che non si vedono molto. Non sono molto visibili, però sono delle grandi, grandi, grandi opere, sono delle grandi membra che, per esempio, prendiamo l'esempio della procreazione, che sono le membra che quando camminiamo per la strada non vediamo, ma che marchingegno hanno dentro. Hanno un apparato dentro, Dio ha formato un apparato nel corpo di una donna, che riproduce un bambino. Noi non abbiamo tempo di pensarci molto in questo tempo, no? Ma immaginati che noi dovremmo comporre una macchina che riproduce un'altra macchina. Noi usciamo fuori di noi. Ci riusciremo mai? Una macchina che riproduce un'altra macchina. Mentre la macchina cammina, esce un'altra macchina. Impossibile. Dio invece l'ha fatto. E sono proprio quelle parti che forse meno vediamo. Perciò nell'opera del Signore ci possono essere dei credenti che hanno dei doni, che non sono visibili come noi vediamo gli altri, ma che comunque noi dobbiamo tenere presente, che pur non essendo quelle che appaiono, che si vedono, hanno una sostanza particolare perché le ha fatte il Signore. E sono quelle parti del corpo che noi stimiamo essere le meno onorevoli. Perciò noi dobbiamo rivedere il nostro modo di pensare. Perciò la parola del Signore ci aiuta. Perché noi ci siamo abituati in questi ultimi tempi
a fare le scelte di come vediamo, ma non le scelte secondo Dio. Nella Chiesa primitiva non facevano così, aspettavano che lo Spirito Santo avesse chiamato le persone e quando li chiamava arrivavano a destinazione e l'opera è ben visibile. Il Signore ci deve aiutare. E quelle parti del corpo che noi stimiamo essere le meno onorevoli, noi li circondiamo di maggiore onore. E le parti nostre meno decorose sono fatte segno di maggior decoro. Il Signore ci deve aiutare. Ho detto prima che chi avrebbe mai pensato che nel vedere due pellegrini che camminano verso l'Egitto, Giuseppe e Maria, hanno proprio lì il centro del messaggio divino in un, forse poteva essere un cestino come quelli che ci mettiamo i doni di Natale dentro, sto bambino che sta lì dentro. Eppure in quel bambino c'era il disegno divino ed era l'eterno Dio fatto carne. Il Signore ci deve aiutare. Perciò noi ci dobbiamo ristrutturare per comprendere le cose più profonde di Dio. Però dobbiamo abbassarci un poco. Se ci abbassiamo, ci passiamo. Ma tutti siamo membra di questo corpo, siamo stati risucchiati dallo Spirito Santo. Come ci siamo entrati noi in questo corpo nuovo, che è il corpo di Cristo, la Chiesa? Lo Spirito Santo ha risucchiato il nostro cuore, ti sei sentito attratto dal seguire le cose del Signore. Io sento lo Spirito Santo che mi attira, e poi quelli che sono guidati dallo Spirito Santo mi attira quando ci parlo, quando li sento, quando comunico. Ciò vuol dire che c'è una corrente che ci trasporta, e questo risucchio spirituale ci ha incorporati nel corpo di Cristo che è la Chiesa, sempre con Lui a capo. Il Signore ci deve aiutare. Ci ha risucchiati dallo Spirito Santo in questo corpo. Guardiamo nel verso 13 dello stesso capitolo. Infatti noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo di un unico Spirito per formare un unico corpo, giudei e greci. E qui ci puoi essere tu, ci posso essere io, di qualsiasi colore. Grazie a Dio che è così, perché Lui lo dice. Perciò non ti sentire strano. Se senti che lo Spirito Santo ti attira a far parte del corpo di Cristo, della Chiesa di Cristo. Quando dico la Chiesa di Cristo, non dico la Chiesa di una denominazione. Spesso mi chiedono i fratelli, ma parole di vita? Parole di vita è al servizio della Chiesa, ma la Chiesa di Gesù Cristo, non la Chiesa di una denominazione. La Chiesa di Cristo è quella che spiritualmente, per lo Spirito, ci siamo incorporati nello Spirito, per lo Spirito Santo, in una dimensione potente, mentre il capo continua a fluire la sua presenza e la sua guida in ogni membro. E schiavi e liberi, tutti siamo stati abbeverati di un unico Spirito. Questa è la Chiesa di Cristo, cioè la Chiesa di Cristo che cammina per rivelazione. La Chiesa sono delle persone chiamate da Dio per svolgere qualcosa di diverso. Non le cose del mondo, ma quelle del regno di Dio, che provvisoriamente siamo come dei missionari sulla terra, siamo degli ambasciatori, ma la residenza nostra è nel cielo. È come un americano che ha la residenza in America e fa il portavoce a Gerusalemme. Ma diciamo, passiamo già, come dice Trump, la sede a Gerusalemme, perché è giusto che sia così, perché Gerusalemme è la capitale di Israele. Che dice? Tutta l'altra confusione che è successa.
non ha importanza. Quello che è importante è che Dio sa che Gerusalemme è. Poi se la vedono loro come vogliono fare. Noi lo sappiamo da migliaia di anni che è così. Benedetto sia il Signore. Lo Spirito Santo ci incorpora questo con un continuo nutrimento, cioè la nuova natura spirituale inserita nel corpo di Cristo che è la Chiesa, con Cristo che è il capo. Guardiamo in Efesini 5,18. Non vi inebriate di vino, esso porta alla dissolutezza, ma siate ripieni dello Spirito Santo. Ci deve essere santo, non c'è? No. Ora, con la partecipazione e comunione continua dal capo, cioè se il capo è spirituale, una volta che questa attrazione spirituale entriamo nel corpo che è la Chiesa, la guida, il capo, non è un capo generale che sta lontano, il capo è la testa. Noi pensiamo sempre un capo che fa il capo che ci deve richiamare. Il capo della Chiesa vuol dire è la testa che guida tutto, non è un qualcosa staccato. Con le membra, la mia testa è tanto insieme che vuole il bene di tutto, di ogni membro del corpo. Così il Signore è il capo che nutre tutte le membra attraverso la sua divina presenza, che per lo Spirito Santo, noi che siamo stati risucchiati per l'attrazione dello Spirito Santo che ha purificato le nostre anime e ci ha incorporati in quello che si chiama la Chiesa, ma che è di natura spirituale, nel corpo naturale, come dice San Paolo, dice che noi abbiamo questo tesoro in un vaso di terra, però il contenitore è di terra, ma ciò che c'è dentro è spirituale. E che cosa fa? Con la partecipazione e comunione continua del capo che si trasmette della nostra vita. Guardiamo in Efesini 1,22. Ogni cosa Egli gli ha posto sotto i piedi e l'ha dato per capo supremo alla Chiesa. Siamo entrati a far parte della Chiesa per un'opera di una chiamata spirituale. Chi dirige? Il capo. E il capo chi è? Supremo della Chiesa. La Chiesa chi è? È il corpo di Cristo. Allora siamo un tutt'uno. Questo è il concetto che noi dobbiamo avere. La guida che ogni... questa mano si muove, quest'altra si muove, perché la testa glielo dice. E noi dobbiamo dipendere dal capo. Non il capo generale che lui sta in cielo e noi stiamo sulla terra e facciamo i comodi nostri, no. Il capo che ordina ad ogni membro come si deve muovere, perché chi comanda è sempre il capo. E noi abbiamo un capo che non perde la memoria, non è arteriosclerotico e neppure gli piglia quel male che è della mucca pazza. Abbiamo un capo che funziona a tutti gli effetti, che è capo di tutti, inclusi sulle potenze, incluso anche sulle potenze nemiche. Guardiamolo insieme. Capitolo 1, verso 20. La qual potente efficacia della sua forza egli ha spiegata in Cristo. Quando lo risuscitò dai morti, lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti. Dio a questo uomo che ha trovato, che non trovava prima, ma che ha trovato poi, gli ha dato un potere
su nel cielo, guardiamo nel verso 21, al di sopra di ogni principato e autorità e potestà e signoria ed ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello a venire. Hai compreso che capo abbiamo noi? Un capo che comanda non solo la Chiesa, ma comanda l'universo, fuori e dentro. E dice la Scrittura nell'Apocalisse che lì c'è un onore che non finisce mai, perché nessuno è stato capace di fare quello che ha fatto lui ed è diventato il nostro capo. E noi siamo membra ed ognuno di noi deve muoversi come dice il capo. Perciò se noi vogliamo crescere nella fede, dobbiamo saperci muovere sotto le direttive del capo, non un capo che sta nel cielo. Il capo vive dentro di noi, la sua energia si muove dentro di noi. E sulla Chiesa, il corpo, egli non è solo un capo come un generale, ma il capo, la testa, che ha comunione diretta con ogni membro del corpo. Noi siamo il corpo di Cristo, ognuno di noi. Perciò il Signore ci deve aiutare a lasciarci guidare dallo Spirito Santo che fluisce dal capo. Noi come membra che ci siamo inseriti, ognuno di noi si deve muovere secondo le direttive che il capo ci dà. Una chiesa di questo genere è quella che funziona, ma questa è la Chiesa di Gesù Cristo, quella che ogni membro viene guidato per lo Spirito Santo dal capo, che sa guidare e non ha perso il controllo, perché a lui è stato dato ogni potestà e così dobbiamo muoverci noi. Perciò ci dobbiamo misurare in questo modo. E il grande progetto di Dio, quando noi lo guardiamo come il Signore lo presenta, allora cominciamo a mettere la giusta attenzione per non essere scollegati, ma essere sempre collegati con il grande dei grandi dei grandi, che è Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Vogliamo ringraziare Dio, ci vogliamo alzare in piedi. Signore, ti ringraziamo per la tua parola e per come tu ci fai vedere in questa grande organizzazione universale, che tu hai tenuto conto di venire a cercare ognuno di noi esattamente come tu hai detto, che hai lasciato le 99 per venirci a cercare. E ancora oggi, Signore, sì, ti sei abbassato per presentare il tuo grande progetto che per millenni lo hai portato avanti, per dare un po' di intendimento a noi e farci sentire quanto tu hai amato noi, per venirci a trovare proprio dove eravamo anche oggi, per darci la tua parola e per farci comprendere quanto è grande l'opera tua e quanto onore noi abbiamo ricevuto per una chiamata che tu hai rivolto al nostro cuore. Fa che lo Spirito tuo Santo continui ad inserirci sempre di più nel tuo corpo che è la Chiesa, che possiamo essere uniti per portare avanti le opere che tu ci hai affidato, nel nome di Gesù Cristo. Padre Dio, nel nome di Gesù Cristo ti diciamo: continua ad operare in ogni membro del tuo corpo, del corpo di Cristo, e che possiamo ognuno di noi muoverci secondo il compito e quello che tu ci hai assegnato, con intelligenza spirituale, per poter camminare insieme con te, perché grande è l'opera tua e noi ci sentiamo onorati di essere stati chiamati, Signore. Benedici il tuo popolo in questo giorno. Quanti, Signore, che siamo insieme nella tua presenza, che ci nutriamo della tua parola, ti vogliamo insieme ringraziare per il privilegio che ci hai fatto di abbassarti e amichevolmente farci comprendere
quanto ci sei, quanto ti siamo costati e quale grande opera di ristrutturazione tu hai iniziato a fare nella vita di ognuno di noi per portarci nella tua presenza e nella tua gloria. Ti vogliamo tutti insieme dire grazie, Signore. Sì. Benedicici insieme e continua l'opera tua in ogni membro che ha ricevuto una chiamata speciale e continua a chiamare coloro che sono sulla via della salvezza per la gloria del grande capo, non un capo separato, ma quel capo che è il capo della Chiesa e che continua a far fluire il suo potere attraverso ogni membro per portare avanti l'opera del tuo regno in questo mondo di tenebre. Ti ringraziamo insieme, ti benediciamo insieme e ti lodiamo, Padre Dio, per Gesù Cristo, il tuo Figlio benedetto. Amen. Amen. Dio vi benedica, Dio ti benedica. Ci vediamo domani mattina per il solito incontro alle 10:30. Continua a pregare per noi. Noi preghiamo ogni giorno per te. Stai tranquillo perché questo è un compito che il Signore ce l'ha messo nel cuore, perché sappiamo che questa opera va avanti solo se noi ci manteniamo nella giusta posizione con Dio. Sappiamo che solo se manteniamo quel buon rapporto con il Signore che attraverso lo Spirito Santo ci rende forti, se no sappiamo già prima che non è di nostra competenza senza la sua presenza e la sua guida. Dio ti benedica. A domani mattina, buona domenica, pace.